Senti, ci racconti più che altro il clima, perché si è parlato tantissimo nelle ultime ore di ciò che è successo, sì, nei fatti, cioè di quello che si è visto sul campo, ma anche successo nello spogliatoio, perché il CT ha detto che insomma siete stati anche aggrediti. Sì, quello è vero. Cioè, è stato il momento dall'inizio della partita fino alla fine del primo tempo, che quando è iniziato il casino, che sia i tifosi e la gente fuori non è che ci voleva tanto bene, perché si sentiva già che non ci hanno fatto cantare nemmeno l'inno nazionale, sempre a offendere, sempre contro di noi. Però non è che ci siamo messi lì a pensare a loro, però poi sono state anche le forze dell'ordine che hanno messo mano anche sopra di noi dentro il spogliatoio quando si entrava dentro. Quindi non è che è stato un bel gesto da parte loro. Cioè, voi avete sentito quindi la mancanza di fiducia anche nei vostri confronti? Insomma, non è un gesto proprio bello le forze dell'ordine entrano per, come Sì. se quella colpa potesse essere anche vostra, insomma. Sì, quello è vero, siamo sentiti così perché non era tutto sicuro, poi c'erano 30.000 persone, sai, un po' di paura le prendi perché sono tante persone, le guardie non è che erano tantissime, però noi siamo entrati in campo per giocare una partita di calcio e non si pensava che andava a finire in questo modo, come è andata a finire, come avete visto sui video. Però le cose succedono in 2 minuti, infatti sono successe in 2 secondi, è cambiata tutta la partita, è andata a finire a fare la rissa in mezzo al campo, i tifosi che entravano da tutte le parti e noi non si sapeva che fare perché era un momento delicato della partita che quando te sei in campo, stai giocando e ti cambia tutto in 1 minuto e poi vedi il tuo amico che va a terra, un amico che prende una sedia in testa, penso che sia un bel gesto da parte di loro, nemmeno da vedere dalla TV, penso che dovrebbero uscire tutti e due i capitani nostri a parlarne per questa cosa, perché tutto il mondo ora abbiamo fatto una figura non bellissima, quindi penso che parleranno insieme e sistemeranno tutto. Senti Elsa, ma visto che stai parlando appunto del comportamento che potevano avere i due capitani, senza entrare appunto, come ho detto, nella questione politica, ti saresti aspettato un atteggiamento diverso dei giocatori, al di là del gesto che ha scaturito tutto? I giocatori serbi, insomma, è sembrata quasi una provocazione anche ai vostri occhi quello che è successo. Sì, ma secondo me la partita è fatta tutta dai tifosi, erano i tifosi quelli che hanno fatto partire già tutto, perché c'erano dei calciatori, come avete visto anche nei video, dei serbi che cercavano di fermare i tifosi che entravano in campo, che davano la mano, c'erano i giocatori che volevano fare la rissa, però alcuni, la maggior parte, hanno tenuto i tifosi fuori, come Ivanovic, come capitano, che cercava di sistemare la cosa, perché anche per loro non è un bel gesto, che non è la prima volta che fanno queste cose, che fanno casini. Quindi loro vorrebbero che la partita si giocasse ancora, però noi non si poteva più giocare perché c'erano 5-6 giocatori che erano feriti, non è nemmeno di testa, non ci si era pronti, perché vedere una cosa così in campo è entrare dentro, essere tranquilli, poi ripensarci per entrare ancora in quel casino, noi non ci si faceva più nemmeno mentalmente a entrare in campo. Quando avete visto quello che è successo con la bandiera che volava sopra lo stadio, immagino avete capito subito che poteva succedere qualcosa di grave, insomma che non avrebbero preso bene il pubblico. Non so come avete reagito voi dentro Quello è quello che vero. avete visto. Noi in realtà noi si stava giocando normalmente, poi abbiamo visto prima di venire la bandiera c'erano già i casini nell'angolo che stava per battere il nostro giocatore, che hanno iniziato a buttargli gli oggetti addosso, come accendini, quello del fuoco, quindi non è che si guardava in alto. Poi a un certo punto iniziano tutti a guardare in su e guardiamo sta bandiera e lì era già iniziato un po' di casini, perché si vedeva che i poliziotti andavano a fermare dei tifosi che erano già entrati in campo, e quindi noi siamo già resi conto che siamo messi nei casini, perché la bandiera in mezzo alla Serbia lì penso sia un bel gesto da vedere anche da parte dei serbi, però non è che è colpa nostra, noi si voleva giocare la partita di calcio, non si aspettava nemmeno nulla di simile. Poi è successo in quel momento e noi si era in mezzo, quindi abbiamo detto restiamo in mezzo e vediamo che succede. Siete spaventati anche, immagino, un po' di paura.
paura ci sta. Sì, ci sta, sì, perché 30.000 tifosi e lo stadio era tutto aperto, non è che c'erano le barricate alte per fermare i tifosi. Un po' di poliziotti c'erano, hanno fatto il suo dovere, l'hanno fermati un paio, però come avete visto alcuni sono entrati anche con dei belli oggetti e hanno colpito dei nostri giocatori. Senta, personalmente cosa hai provato? Cioè, di stessa età io mai successo in vita mia, poi sono anche giovane, è successo lì per lì non pensi più a nulla, pensi solo a stare vicino con tutti i tuoi giocatori e essere compatti perché ti può arrivare di tutto, non pensi tanto, perché ti si spenge il cervello perché vedi una scena orribile da vedere mentre un tuo giocatore prende una sedia in testa o vedi che iniziano a urlare o vedi che iniziano a dire scappiamo perché ci picchiano, o vedere anche che abbiamo visto anche dalle foto che uno della sicurezza ha dato un cazzotto al nostro capitano, quindi non eravamo sicuri per noi, perché si vedeva che se uno della sicurezza ti viene a tirare un cazzotto al nostro giocatore vuol dire che la sicurezza non è che è sicura, quindi ci siamo tenuti solo tra di noi, abbiamo detto stiamo qua e cerchiamo di andare via. In che modo siete usciti dallo stadio? In che modo? Siamo raccolti tutti, abbiamo visto se ci abbiamo i compagni di stanza ognuno e abbiamo cercato di entrare con la forza dentro, perché si vedeva che lì c'erano i tifosi, gli ultras, che cercavano di sfondare la sicurezza e entrare in mezzo lì all'entrata e tirare le cose addosso. Come si vede nel video c'è un po' di blocco perché la sicurezza non ha levato i pubblicità che non ci fanno passare per bene e arrivano dei oggetti che hanno colpito due o tre giocatori nostri in testa che si sono spaccati e sanguinavano, quindi era difficile entrare dentro. Poi la sicurezza lì dentro ha fatto un po' di casino, non si è visto bene, però dalle foto che abbiamo visto dopo noi si vede che tutti i giocatori nostri erano a terra a metà strada perché c'erano dei oggetti che non lo facevano passare. E al vostro rientro come siete stati accolti in Albania? Noi in Albania come dei eroi, perché in Albania, come dirti, sono tanti tifosi. Come avete visto anche in Italia, in tutto il mondo, albanesi c'è da tutte le parti e tifano tantissimo, cioè gli piace tanto il calcio, sentono tanto la nazionale, se succede qualcosa ai ragazzi è come se succedesse a loro. Quindi si sono spaventati tantissimo, e come i familiari e tutti, perché vedere il video si vede che c'è tanto casino, quindi non è che sono tranquillissimi. Fino a quando siamo partiti, quando siamo atterrati si sono accontentati che siamo venuti tutti sani e salvi e erano tutti a festeggiare il nostro arrivo. Senti, non so se hai letto l'intervista di Viaggio oggi, però dice... Cioè si immagina un po' cosa succederà al ritorno. Ti chiedo, tu cosa ti aspetti di ritorno? Io spero non casino come è successo, di essere una partita di calcio come tutte, che è una cosa bellissima giocare una partita di calcio, è un divertimento, come per tutta la gente che guarda la TV, tutti i bambini che ci guardano in TV, non voglio che vedano questa immagine del calcio, che la gente che si picchia in mezzo al campo, o aver paura di andare nei stadi grossi che succede il macello, quindi spero di non succedere niente di grave, di giocarci la partita e di vincere chi è più bravo. Senti Elsa, fra un mese ci dovrebbe essere Italia-Albania. È stata scelta come città Genova. Che è la città che tu credo ricorderai, è quella famosa per Italia-Serbia. Sì. Temi che ci possano essere delle ripercussioni? Quanto ti dispiacerebbe che la partita magari venisse giocata in delle condizioni di sicurezza extra che, come dicevi tu, potrebbero rendere la gara quasi un po' anomale, non una festa come magari vorreste godervi voi? No, ma si sa che si gioca a Genova e penso che non sarà una partita da tenere in considerazione il rischio di casino, perché l'albanese ce n'è tanti in Italia e vanno benissimo con l'Italia, con tutti, non è che c'è casino. Quindi penso che sarà una partita di calcio come tutte le altre, con di divertimento e sorriso in faccia, penso. Senti, qual è la soluzione secondo te? Tu hai detto vabbè, l'appello ai due capitani, però se in queste ore, queste poche ore sono passate dalla fine della partita, di quelle scene che abbiamo visto, se hai pensato a qualcosa, cioè per trovare una soluzione?
So che dirti, perché una scena così non è che pensi tanto alla soluzione. Noi si pensava solo di andare via da lì e arrivare a casa sani e salvi. E da lì penso che ci penseranno i presidenti e lo Stato a sistemare tutto, e penso che andrà bene. L'ultima domanda, a parte mia, almeno si poteva prevedere secondo te questa cosa? Perché in tanti hanno detto che forse, insomma, si poteva anche prevedere. Non so quello, perché tanti dicono che si poteva prevedere questa cosa, però noi, di realtà, come si vede anche dal video, se lo vedete, noi si sta giocando normalissimo, non si pensa nemmeno che questa bandiera arriva dall'alto in mezzo allo stadio, perché più che altro non è che c'erano albanesi, perché era avvientato la tifoseria albanese, non si sa da dove è arrivato, non si sa nulla, non si può parlare né di là né di qua, quindi penso che la soluzione sarebbe che lo Stato ci parli e i capitani si escono alle telecamere e sistemano tutto. Senti, ti ha chiesto qualcosa qualche compagno in queste ore? C'è qualcosa che ti ha colpito? Anche credo uno dei grandi segreti dell'Empoli è lo spogliatoio, c'è grande solidarietà. Quindi se ci racconti compagni, qualcosa che... Compagni mi hanno chiesto se vi siete spaventati o no, perché essere in mezzo ai 30.000 tifosi senza le barricate, senza nulla, c'è il rischio che partano tutti e ti trovi in mezzo alla mischia. Però è stata un'esperienza brutta e gli ho detto spero che non vi succeda mai nemmeno a voi, così siete più tranquilli. Senti, parliamo un attimo dell'Empoli. State per andare a Genova dopo la prima vittoria in campionato, come ci è arrivato? Sì, quello è vero. Ora c'è la partita con Genova, penso che ci si arriva con la testa alta, perché si è fatta una grande partita contro Palermo, si è fatto vedere i valori che abbiamo noi come giocatori, come squadra, come gruppo. Anche le altre partite precedenti si è giocato bene, siamo sempre concentrati, sempre determinati su certe cose, e penso che andremo al 200% a Genova. In Italia parlano tutti bene, no? Di questo Empoli che gioca benissimo. Qual è la cosa che ti impressiona di più della tua squadra? Della mia squadra, ti dico l'età. L'unica cosa è la umiltà che si è tenuta sia l'anno scorso, sia tutti questi anni che ci abbiamo insieme da 2 o 3 anni con Maurizio Sarri e tutto il gruppo nostro. E l'unica cosa è l'umiltà che si tiene noi per ogni minima cosa, come fare un mezz'ora in più di allenamento, fare un'ora in più, dobbiamo fare tutti quello che ci serve. È per questo che si va sempre avanti. Siamo un gran gruppo e spero di esserlo anche in continuità. Senti, Elsa, credo tu lo sappia, c'è la trattativa quella per il tuo rinnovo. Penso che sarebbe la chiusura di un cerchio per te voler restare qui, perché la società ti ha fatto crescere, tu hai dato tanto per il club. Quanto ci speri in questo, che possa venire il prima possibile? Contratto stanno parlando, sì, è già scritto, quindi penso che la prossima settimana ci mettiamo a sedere e si rinnoverà. Ora se ne parliamo la prossima settimana, perché ora sono arrivato oggi, sì. Quindi non so ancora tutto per bene.